Dunque, essendo che mi servivano due cuscinetti per poter creare un albero, per poter poi eventualmente fare un albero di trasmissione, e da un motore elettrico vecchio bruciato, vedete che questo qui è già tutto bello bruciato, l'ho smontato e intanto smontandolo recupero un po' di roba. E l'ho smontato e ho tirato via l'indotto, l'albero motore, l'albero proprio. Ora, essendo che questi alberi qua sono un po' difficoltosi a estrarre il perno, con l'aiuto della flessibile, con l'aiuto del flessibile, ho praticato un taglio, ho praticato un taglio in questa maniera fino ad arrivare all'albero, e con una mazzetta, sì, ho estratto l'albero. L'albero che mi verrà bene poi per creare questo albero di trasmissione. Albero di trasmissione. Questo è l'albero che ho recuperato con i due cuscinetti. Adesso la cosa che devo fare è trovare un tubo dello stesso diametro dei cuscinetti, se no lo dovrò fare, vediamo un po' come posso fare. E niente, momentaneamente siamo arrivati a questo punto. Quindi, se volete estrarre un albero, l'albero da un motore elettrico, da un motore elettrico, o avete una pressa enorme che faccia una forza incredibile, oppure l'unica cosa è già fare questo taglio qua in maniera che si allenti la presa, e con una mazzetta si riesce ad estrarre. Bene.